Amici Trebimeteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Tanta carne al fuoco perché ne vedremo un po' di tutti i colori nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Cominciamo dalla distribuzione della pressione al suolo in Europa con questo centro di bassa pressione proprio posizionato sull'Italia che caratterizzerà il tempo nel weekend, in particolare sabato, ma altri sistemi nuvolosi sono poi pronti a raggiungere l'Italia anche settimana prossima e tra l'altro con il ritorno anche di aria piuttosto fredda. Vediamo più in dettaglio le precipitazioni per questo fine settimana con nuvole e piogge che insisteranno soprattutto sabato al centro-sud, ma anche il nord-est verrà coinvolto, tra l'altro con nevicate fino a quote basse, ma col passare delle ore ci attendiamo anche un parziale miglioramento del tempo e domenica non mancheranno delle belle schiarite da nord a sud, ma miglioramento temporaneo perché, come vi accennavo, poi settimana prossima torneranno nuove perturbazioni. E guardate anche quest'altra mappa, mostra la temperatura a circa 1500 metri di quota e si nota come durante questo fine settimana aria più fredda raggiunga il Mediterraneo e l'Italia. I colori rossi che ancora sono presenti nelle regioni meridionali verranno scansati via dall'arrivo appunto di aria decisamente più invernale che ci terrà compagnia tutta la prossima settimana. Quindi schematicamente vediamo che cosa accadrà. Per sabato prevediamo ancora molta variabilità con piogge, dicevamo, in gran parte del centro-sud e al nord-est, anche se spesso si tratterà di acquazzoni, rovesci di breve durata, ma ripeto, centro-sud e nord-est, ombrello a portata di mano. E inoltre anche nevicate fino a bassa quota sulle regioni di nord-est e in Emilia-Romagna. Come vedete, la neve che mista a pioggia potrebbe interessare anche le zone pianeggianti. Domenica poi questo centro di bassa pressione si allontana verso l'est Europa, ma rimane molto instabile il tempo sull'Italia per l'arrivo di aria fredda. Quindi giornata discreta quella di domenica, ma alla fine del giorno nuove nuvole, nuove perturbazioni che punteranno verso il nostro paese. E in effetti settimana prossima avremo un tempo molto variabile e instabile, temperature basse, torneranno nuvole e piogge e attenzione, a tratti anche qualche fiocco di neve fino in pianura al nord. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto comunque su trebimeteo.com e se volete rimanere aggiornati anche sulle singole località vi consiglio di scaricare la nostra app.